Personaggio, appunto, non è un toy boy, ma non è neanche un boy, è quasi appunto un piccolo uomo che Sì. insomma sveglia non solo i loro appetiti erotici, ma anche Come proprio. E quanto ti sei sentito maturo e quanto ti sei trovato in questo personaggio? ci sono degli aspetti già noto in realtà che parlo di oggi perché tra un 25, io ho 25 anni e per esempio mia sorella ne ha 18. Noto delle differenze molto più profonde rispetto a me con mio fratello che ne ha 30. Non so perché, credo che ci sia proprio un. E quindi in realtà quel personaggio là interpreta è a cavallo, è un ragazzo a cavallo di un'età difficilissima, che secondo me in realtà l'ho affrontata, cioè ne esce già in qualche modo vincente da un'età difficile e quindi con una. Se posso dire, non è neanche una maturità, forse è una piccola arroganza, una forma di. Sì, un'intelligenza chiaramente, perché si rende conto di essere uscito bene da un'età difficilissima, ma al tempo stesso chiamarla maturità lo scoprirà benissimo. Una cosa che ha detto tempo fa Cristina che mi piaceva, attraverso quell'educazione sentimentale che impartiscono queste due signore. Signorine, signore, signore, ma che signore? Signorone, signore? Signorone. No, chiaramente gli fa capire come in realtà la sua presunta maturità è semplicemente all'inizio, per cui ritrovo questa cosa anche nel mio percorso personale probabilmente, che mi rendo conto che spesso e volentieri penso di essere arrivato da qualche parte e arriverà sempre qualcuno pronto a dirmi no, non è ancora neanche cominciato. Perdonami di darti la parola, do il benvenuto a Paolo Del Brocco che ci ha raggiunto e colgo l'occasione per fare a lui e a